Gli studenti di Cassino diventano registi per realizzare e diffondere video cinematografici di pubblicità Progresso. Il Comune di Cassino ha aderito al concorso nazionale per la cinematografia scolastica, giunto alla nona edizione, promosso ed organizzato dall'Associazione Multimedia Italia, Chuck Experience Associazione Educa, con il sostegno della Regione Lazio. Cerchiamo il talento e la creatività dei giovani per trasmettere i valori come educazione, rispetto e abbattimento delle discriminazioni. Un concorso per la cinematografia scolastica rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione Lazio per la realizzazione di brevissimi filmati, parliamo di 30 secondi massimo, su temi di pubblicità Progresso. E poi abbiamo un'altra sezione che riguarda la realizzazione di un corto di massimo 5 minuti sulla storia, l'identità, la cultura e le tradizioni del territorio. Tanti temi su cui verte il concorso, dall'identità locale alle tradizioni, l'educazione alimentare, il bullismo, l'integrazione, la violenza su donne e minori e la differenza di genere. Due sono le cose che mi hanno colpito immediatamente del progetto. Uno è che attraverso attività, di produzione di questo spot i ragazzi sono messi in condizioni di riflettere, approfondire, confrontarsi attraverso un linguaggio nuovo che è quello cinematografico, che sicuramente aumenta la loro capacità di creare e quindi di dare un nuovo messaggio. E poi il fatto che nel concorso sia esplicitamente richiesto l'approfondimento delle tradizioni locali, quindi i ragazzi dovranno anche confrontarsi con il proprio territorio, scoprirne le bellezze e le tradizioni per trasformarle in un messaggio visivo diretto e immediato. Dopo aver accolto il Festival del Cinema di Roma, la città di Cassino si apre a nuove esperienze cinematografiche per la promozione sociale. Ancora una volta Cassino diventa centrale nel panorama regionale e nazionale, e il fatto che il centro di questo percorso cinematografico rivolto ai ragazzi sia Cassino è per noi un grande motivo di orgoglio e soprattutto ci dà la possibilità di proporre per il futuro un percorso importante e avvicinarci ai grandi festival nazionali dedicati al cinema e al cinema per ragazzi. Abbiamo tante collaborazioni, però quella degli assessori Danilo Grossi e Maria Concetta Tamburini, devo dire, fra virgolette, positivamente, è il caso di dire fuori dal comune. Quindi accettazione e condivisione con un'operatività dell'ente pubblico nello svolgere il suo ruolo e essere presente nel territorio insieme al progetto.